Abiti nuziali della tradizione palestinese in mostra a Betlemme. Puzzle for Peace, tessere di puzzle colorate per parlare di pace. Cucinare per la pace in Terra Santa. Acceso a Betlemme l'albero di Natale. Abiti nuziali della tradizione palestinese del XIX e XX secolo in mostra al Peace Center di Betlemme. All'interno delle manifestazioni organizzate dal Festival delle Arti e dei Mestieri Antichi, anche questa originale selezione di costumi nuziali per far conoscere e scoprire i significati del ricamo e dei diversi tipi di abito. Abbiamo considerato diversi tipi di ricamo, per cui c'è una grande varietà nello stile, nel ricamo e nelle decorazioni. Si vedrà molto il patchwork, ma anche il tatriz, il punto a croce palestinese e anche il cosiddetto couching stitch, che consiste nel ricamo con fili di seta e fili dorati e l'applicazione di questi lavori sui vestiti. Il ricamo palestinese, famoso in tutto il mondo, è parte integrante di questa terra, della sua geografia e della sua storia. È un mezzo per conservare il fondamento dell'identità affidato alle sapienti mani delle donne palestinesi, che raccontano la loro vita sociale attraverso il ricamo. Abbiamo deciso di fare questa mostra per intanto mostrare la loro tradizione, che sempre fa parte del recupero della tradizione popolare, etnica. Poi questi vestiti sono in via di estinzione, tutto sommato, per in senso tradizionale, perché la gente ora si veste diversamente. Però il ricamo rimane un valore enorme che potrebbe essere utilizzato anche con l'aiuto di stilisti o di qualcuno che con un gusto più moderno e più rinnovato può aiutare queste donne a vendere con più profitto il prezioso lavoro che fanno. Gli abiti appartengono alla collezione privata di un antiquario, Abed Abu Omar, che da 42 anni pazientemente colleziona questi pezzi unici, provenienti da diversi paesi del Medio Oriente e da tutta la Palestina. Sono orgoglioso di mostrare la mia collezione, è parte del nostro patrimonio e il nostro patrimonio è la nostra carta di identità. Tessere di puzzle con scritte, disegni e colori per diffondere il valore della pace. Un progetto ambizioso che vuole chiedere e trovare risposte dalle persone alla domanda che cos'è per te la pace. Nei giorni scorsi le tessere di Puzzle for Peace hanno fatto tappa a Betlemme. I bambini delle scuole, accompagnati dalle maestre o dai genitori, si sono ritrovati al Peace Center, armati di matite e pennarelli colorati per dare il loro contributo al progetto. Bandiere, simboli religiosi, mamme, papà, alberi, fiori, i soggetti più disegnati. Il puzzle, gioco semplice e antico, in cui ogni tesserina è indispensabile per il risultato finale. Senza uno dei pezzi non si può concludere il puzzle, e questo è una metafora di quello che siamo noi e quindi di tutto il nostro apporto alla pace, alla cooperazione. Il progetto, nato nel 2007, vuole mettere a confronto le diverse idee di pace, attraversando luoghi e culture diverse, con l'ambizione di realizzare il più grande puzzle del mondo che verrà esposto all'Expo di Milano nel 2015. Che sarà sia un Guinness dei primati, nel senso il puzzle più grande del mondo, sia come estensione sia come partecipazione di persone, cioè sarà l'opera pluripartecipata più grande che sia mai stata realizzata sul tema della pace. Cooking for Peace in the Region è il titolo della prima gara di cucina tra chef professionisti organizzata dalla scuola alberghiera del centro Notre Dame di Gerusalemme in collaborazione con l'associazione Chef Israeliani. 20 cuochi hanno formato 10 coppie di lavoro, composte ciascuna da uno chef palestinese e da uno israeliano, che hanno lavorato insieme decidendo il menù, come cucinarlo e presentarlo ai giudici che lo hanno assaggiato e votato. Una gara culinaria, ma soprattutto un modo per poter dire che il cibo e la sua condivisione possono aiutare nel processo di pace.
There's also Christian cooks. C'erano anche cuochi cristiani tra loro. Lo spirito della gara era che tutti dovevano mettersi d'accordo insieme, rispettando la cultura e la religione dell'altro. La vera sfida era trovare il modo per cucinare insieme. Siamo arrivati alla fine senza problemi, senza bisogno che l'organizzazione intervenisse per dare indicazioni. I cibi sono cotti, sono pronti. Non so se lo è anche la pace, ma spero che un giorno lo sarà. Le coppie, sorteggiate a caso, non si erano mai incontrate prima di aderire a questa iniziativa, solo qualche giorno fa, per studiare gli ingredienti a disposizione e elaborare il menù. In questi 10 team misti sono nati dei rapporti di amicizia. Se ci si basa sull'amicizia, si può costruire la pace. Se non si diventa amici, la pace non ci sarà mai. È bello vedere tutte queste persone insieme, mi piace molto. È stata una cosa bellissima poter cucinare insieme, io e Idan in coppia, che è l'idea di base di Cooking for Peace. A Gerusalemme molti hotel e ristoranti hanno personale misto che cucina insieme e tra cibo e pentole non si fa politica, la gastronomia ci può unire. Cucinare insieme presuppone un lavoro comune, di condivisione di esperienza e di abilità. E alla cerimonia finale di premiazione, tutti, moralmente, sono risultati vincitori. Tra fuochi d'artificio e musiche tradizionali, il Natale di Betlemme si è illuminato. Con una cerimonia che ha dato ufficialmente avvio alle celebrazioni natalizie e alla novena che precede la nascita di Gesù, in piazza della Mangiatoia, gremita per l'occasione di betlemmiti, pellegrini e turisti, si sono ritrovate autorità civili e esponenti di tutte le confessioni religiose cristiane per la tradizionale accensione dell'albero di Natale, alto 10 metri, proprio di fronte alla Basilica della Natività. Accompagnati dai canti della tradizione, i discorsi del sindaco di Betlemme e della rappresentanza dell'autorità nazionale palestinese, che hanno rivolto un messaggio di pace, amore e giustizia per il mondo intero. Nella speranza che la luce del Natale, che anche quest'anno è tornata a brillare, possa custodire la speranza di poter vivere nella libertà e con dignità.